Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Non so se sentite in sottofondo il rumore della lavatrice, ma in tal caso me lo dite, io spengo. Allora, online non c'è ancora nessuno e beh, comincio col dirvi cosa che farò, cosa avrei intenzione di fare. E oggi vorrei provare a fare un impasto all'80% come quello degli ultimi video, ciao Sergio, che trovate sul canale, però stavolta vorrei utilizzare il frigo per cercare di compattarlo meglio, vedere che cosa succede. Quindi vorrei provare a farlo con voi live, è una bella sfida fare un impasto all'80% live. Ciao Salvatore e benvenuto in questo live. Buenas tardes, Giuseppe. Allora, dicevo, metto in pausa la lavatrice perché secondo me è tanto rumorosa. Come dicevo prima, quanto dura la preparazione? Non lo so, boh, mezz'oretta, un'oretta, non lo so, dipende. Proverò a fare un impasto all'80% di idratazione, però stavolta vorrei utilizzare il frigorifero. Diciamo che a sto giro ho deciso di non fare un video vero e proprio perché sono un po' influenzato. Magari chi se ne frega, però sto proprio una schifezza. Quindi ho detto, vabbè, devo fare l'impasto per domani, però perlomeno faccio una diretta. Allora, per questo tipo di impasto, l'80% di idratazione, abbiamo in pratica 756 g di farina, 605 g di acqua, 30 g di sale, 100 g di lievito madre e 8 g di olio. In pratica la lievitazione per più o meno 23 ore. Di cui 16 in frigo, 5 panetti da 280 grammi e fuori in cucina sono circa 24 gradi. Chiaramente, se avete domande, ne ho 63, fatele pure. Allora, comincio col versare l'olio per la gioia di tutti quelli che dicono: no, l'olio non va nell'impasto. L'impasto è una pizza napoletana e quelli che mettono lo strutto. Poi ho preso dell'acqua. Ciao. Come no, 48 ore, 50 ore, ho fatto 120 se non di più. Allora, ho preso l'acqua dal rubinetto e sono 17 gradi, non so se riuscite a vedere, forse no perché in realtà la telecamera è storta, però è 17. Sono 17 gradi. Importante per questo tipo di idratazione mantenere la temperatura bassa, quindi devo mettere acqua in modo da avere in totale 605 grammi di liquidi perché ho già messo l'olio in precedenza. Quindi cerchiamo di non fare errori. 605, siamo a 520, 597, 603, 45. Perfetto. Allora, adesso invece provo a mettere 100 grammi di lievito madre. Consiglio per tenere un forno a legna e devi guardare il colore dei mattoni. Tu metti a riscaldare, cioè a riscaldare, metti a bruciare la legna, una fiamma molto forte, e quando quei mattoni diventano bianchi, significa che è arrivato a temperatura, i mattoni quelli diciamo, del foro interni ovviamente, anche il cielo. Allora, 100 grammi, sembrano tantini, però in realtà perché diciamo, per la maggior parte del tempo l'impasto sarà in frigo, allora ho bisogno di una quantità maggiore. Il lievito madre l'ho lasciato fuori un bel po' di ore, infatti vedete come adesso è bello, si scioglie, sembra una sottiletta. Ok. Siamo 100 precisi. Ok, vediamo nel frattempo qualche domanda. Ma se sì, ovviamente il lievito perché non mi va? Avanzi, mi rinfresco un po', modifico l'acqua e farina. Ma no, piuttosto no, non aumentare il lievito perché ti accelera tutti i processi e poi quando vai a stendere la pizza si strappa. Che padella usi per il metodo combo? Ah, per il metodo combo utilizzo una padella tipo per crepe. Quindi bella sottile, è una padella insomma funzionale, ecco.
solo ragazzi che misuro. Ok, la farina. Abbiamo detto per la farina 756 grammi. Allora facciamo 3 per 7, 21. Facciamo un 250-280 grammi di farina molto forte. Facciamo il 30%. Ecco, questa la Caputo è finita. Aggiungiamo quest'altra che pure è molto forte, della Tesco. Sapete, vivo in Irlanda, quindi non ho a disposizione tutte le farine che voi avete in Italia. Ok, ho messo un po' di farina forte in più. Ok, adesso vado ad aggiungere quella forte ma meno forte per arrivare a 756 grammi. Ok, ho esagerato. Adesso leggo i vostri messaggi. Ok, sette cento cinquantasei, perfetto. Ok, ho preso anche il sale, così dopo siamo a posto. Abbiamo detto per il sale 30 grammi di sale. E uno, e due, e tre. Ok, la bilancia per ora può rimanere qui sopra. Allora, vediamo un po'. Domande. Come riconosco le farine forti? Se non c'è scritto il W, cioè che indica la forza della farina, devi vedere le proteine. Non è un'indicazione perfetta, perché nelle proteine c'è di tutto, non c'è soltanto la glutenina e la gliadina che fanno il glutine, però è una indicazione di massima che può servirti. Che cosa cambia con l'idratazione? Più è idratata, la pizza è più morbida ovviamente, è soffice, insomma il cornicione viene più alto. Quanta acqua devo utilizzare se faccio una pizza con farina 100% integrale? Il problema dell'integrale è che se ci sono, diciamo, se è integrale senza, c'è quella integrale proprio integrale e poi c'è quella integrale con i pezzetti dentro. Quella è più difficile da gestire, se la fai troppo idratata si strappa. Quanto spesso mangi la pizza? Una volta a settimana. Ciao, posso utilizzare farina, solo farina forte? Se fai lunghe lievitazioni, sì. Se fai lievitazioni da 8 ore, no, meglio di no. Cosa cambia l'idratazione dell'impasto? Ho detto la morbidezza. La farina te la fai arrivare in Italia? No, 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 la trovo nei supermercati qui. Invece di usare farine utilizzo da 12 grammi e mezzo di proteine, vale la quantità d'acqua farina oppure no? Due farine, sì, va benissimo. Se hai una farina che arriva a questo tipo di, va benissimo. Se poi ti trovi bene, bisogna provare. E lui si dice: per il metodo combo posso mettere acqua, sale, olio e zucchero insieme al lievito dopo aver messo metà farina. Acqua, sale, olio e zucchero insieme al lievito. Prova, tanto sono miti quelli del sale con il lievito. Non intendo con l'aggiunta di crusca, ecco la crusca ragazzi, non mi veniva, scusatemi. Tipo 48 ore, inviare il link delle attrezzature, ok lo faccio alla fine, lasciatemi un commento per favore. Ho dei problemi nel far assorbire l'acqua, beh ma ne parliamo, dai, incomincio a mescolare gli ingredienti. Allora, dovete sudare un po' perché ho detto sono un po' influenzato e quindi insomma sto soffrendo. Allora, come avete avuto modo di vedere nei miei video, mescolo la farina, ok? Così quella che sta quella forte che sta sotto si mescola con il resto della farina che sta sopra. Divido a metà il contenuto della ciotola, ok? E questo è importante perché in pratica aggiungeremo la prima metà. Poi con una forchetta, vedete? La forchetta sarà di fondamentale importanza. Sposto questo così potete vedere meglio. Specialmente adesso con l'idratazione molto alta, utilizziamo una forchetta normale, un forchettone e vediamo che cosa succede, così meno lo tocchiamo e meglio è.
la mescolo in modo tale da sciogliere il lievito madre. Allora, se faccio sei panetti, oh, c'è qualche altra domanda qui. Ti chiedevo proprio perché ho provato con l'impasto non gonfia col metodo combo. Quale potrebbe essere il problema? Allora, l'impasto, cioè non gonfia nel senso che quando lievita non raddoppia. Quello non è un problema. L'importante è che in cottura poi venga bene. In cottura poi si deve gonfiare. Ma se tu lasci, soprattutto se lasci i panetti, diciamo tu stagli direttamente come faccio io, non è detto che crescano tanto, però poi in cottura crescono benissimo, quindi non preoccuparti, l'importante è sempre la cottura. Poi te ne accorgi quando in realtà non sono lievitate, hanno un odore diverso, hanno lo stesso odore che ha l'impasto delle piadine. Aspettate, mi sono perso questo messaggio qua. Come fa la pizza ad avere un impasto? Come fa? Si fa ad avere un impasto che fa la pizza croccante che piace a mio papà? E devi abbassare l'idratazione. Magari prova a fare un'idratazione al 50% e la fai cuocere in più tempo. La mozzarella la metti alla fine però. In questo modo rendi la pizza più croccante. Allora, ragazzi, vedo 53 persone online, live, e soltanto 6 mi piace. Questa cosa è... Per favore, mettete qualche mi piace, almeno così faccio più live, per favore. Allora, come... Bravi, da 6 siamo passati a 8, ma ancora 55 persone live, ecco 11, ci siamo. Bravi, bravi, avete visto, ho comprato anche la ciotola trasparente per farvi vedere. Mi avevate detto, ma non si vede niente, prendi una bella ciotola trasparente. Questa l'ho comprata all'IKEA, costa tipo 3 euro. Allora, ciao Ciro, hai fatto 15 pizze da 270 grammi. Un attimo. Oh no, 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 ecco qua. Aperto 13 ore frigo, ci mettevano al centro, si strappavano un po' e mancava di elasticità. Che cosa ha sbagliato? 5 a temperatura ambiente, 13 in frigo. Dipende forse dalla... Che tipo di farina ha utilizzato, Ciro? Ciro, giusto? Sergio, ciao Sergio, per le quantità come mi doso? E per le quantità di cosa? Di che stiamo parlando? Scusami, mi sono perso. Caputo, nuvola, e strappava. Probabilmente strappava perché hai messo più lievito del dovuto, o forse a temperatura ambiente la temperatura era più alta di quella necessaria a far lievitare nel tempo che tu avevi calcolato, e quindi questa cosa qua ha fatto sì che il lievito attaccasse col glutine, rendendo le pizze più deboli. Però tu hai detto che comunque erano tenaci. Non so sinceramente cosa possa essere successo. Ciao Gigio, se si usa lievito madre essiccato, stesse quantità che indichi nelle ricette. Lievito madre essiccato, a parte non lo uso mai, ho provato a usarlo, non mi sono mai trovato bene. Poi in realtà se funziona, se, che non lo so sinceramente, se funziona come lievito secco, normale, diciamo quello di birra secco, dovrebbe essere un terzo del lievito madre. Quindi in pratica se devi mettere 1 grammo di lievito fresco, in pratica lievito madre secco dovrebbero essere 30 grammi. Dovrebbero, Io direi sempre di controllare ciò che dice la scatola, ma io ho provato varie volte a utilizzarlo, mi sono trovato sempre male, non mi è mai cresciuto niente, e poi a quel punto conviene fare il lievito madre. Allora ragazzi, stavo e ragazze spero, se no dico che faccio video soltanto per uomini. Ho mescolato adesso inizialmente, vedete, ho speso più tempo perché ho tentato di eliminare tutti i grumi che solo si fa all'inizio, in pratica è molto molto meglio, insomma poi dopo non appaiono più. Allora, quando aggiungete la farina la spolverate, ok? E sempre con la forchetta incominciate a mescolare con la forchetta. Ricordate i miei video, quelli con l'impastatrice, ma anche gli altri, insomma, in questa fase bisogna mescolare fino a raggiungere una sorta di pastella, è di fondamentale importanza. Soltanto che mentre con l'impastatrice questa fase durava tipo 6 minuti,
prima del sale 6 minuti dopo aver aggiunto il sale. In questo caso ho ristretto le tempistiche a 6 minuti in totale, 3 senza il sale e 3 con il sale. Leggiamo un po' di messaggi. Allora, vediamo un po'. Ho controllato bene, effettivamente ho messo un po' più di lievito. Ragazzi, la questione del lievito è quella. Anche pochissimo lievito in più ti cambia tutta la struttura. Meglio metterne un po' di meno, perché comunque la pizza riesce con un po' di meno, ma se ne metti un po' di più perché temi che magari non cresca, rendi la pizza, la rendi più debole. Quindi il mio consiglio è metterne un po' di meno anziché metterne in più. Allora, Magic Marco, se usi il lievito madre essiccato e la Molino Rossetto devi mettere la stessa quantità di lievito fresco. Ok, quando si fa la puntata a temperatura controllata in frigo, portare avanti la maturazione in pasta tanto più del normale che non cresca praticamente nulla in frigo. Dipende sempre appunto dal lievito, come hai fatto il calcolo del lievito. Sai, insomma, in realtà il frigorifero soprattutto. Nella parte inferiore del frigorifero, diciamo che a 4 gradi o meno la lievitazione blocca, quindi si blocca, quindi è anche normale che non cresca. Però vedendo il contenitore, dalla parte di sotto del contenitore dovresti vedere dei buchetti, quindi significa che sta maturando in qualche modo, i gas stanno uscendo. Ok, allora ragazzi, rimane aggiungere un altro po' di farina, ok, sempre a pioggia. 27 mi piace, 59 persone live. Per favore, altri like. 28. Ok. Quando lievita, fa le bolle normale e dipende da quanto è lunga la lievitazione, più di 24 ore. 48 ore a temperatura ambiente questo succede, soprattutto poi con farine molto forti, ed è simpatico insomma. Allora, ci siamo, è quasi diventata pastella, ne aggiungo giusto un altro poco. Devo ringraziare pubblicamente perché grazie ai tuoi video mi sono appassionato alla pizza e sto imparando sempre di più. Grazie a te, sei l'unico che spiega bene. Chi è questo Giovanni Tesauro? Oh, grazie, grazie. Vabbè, ognuno spiega a modo suo, insomma. Buonasera, Mariella. Ognuno spiega a modo suo, insomma. Non so che dire, insomma. Non è detto che gli altri non spieghino. A quanto pare dico un sacco di sciocchezze, e me lo fanno notare spesso nei video. Comunque, si impara sempre. Prima intendevo la quantità di olio, farina integrale, peso e acqua. Non mi è chiaro molto il rapporto tra sale, lievito e temperatura estate inverno. Allora, il sale fondamentalmente serve a parte a salare l'impasto, serve a controllare la lievitazione in un certo modo. Allora ragazzi, metto questo su 3 minuti, dopodiché poi aggiungiamo il sale, ok? Il sale fondamentalmente serve a controllare la lievitazione, la rallenta, quindi se mettete meno sale la lievitazione si velocizza, in qualche modo procede così. Per quanto riguarda l'olio, l'olio è un vezzo mio. Ma nella maggior parte delle ricette non c'è. O meglio, nelle ricette classiche napoletane si metteva lo strutto. Non parlo del disciplinare. Il disciplinare a cura dell'Associazione Nazionale Pizzaioli Pizza Verace. In pratica non c'è l'olio, non c'è lo strutto. Hanno standardizzato in questo modo. Però le pizzerie più antiche mettevano lo strutto per rendere la pizza più morbida, però c'è anche da dire che all'epoca le farine erano diverse, quindi la farina era standard, era una, e magari non è che facessero delle lievitazioni lunghissime, o per esempio l'idratazione era quella 50-55, non credo che andassero oltre il 60%, e per cui per rendere
più morbida la pizza, aggiungevano la sugna, aggiungevano quindi lo strutto. E, io ho provato, insomma, ad aggiungere l'olio, e mi piace aggiungere l'olio di soia. A me sembra che venga più morbida rispetto all'olio normale, l'olio di oliva, che invece la rende più croccante. Questa è fondamentalmente la differenza. Allora, manca un minuto prima dell'aggiunta del sale. Vi faccio vedere quanto possibile questo, vedete? Ok. Allora, torno indietro. È un grande. Grazie Cristian. Quando state qui non mi è arrivata notifica, sono in mail. Da una decina di minuti, non di più. Sto facendo un impasto all'80%. Farina e la pizza perché non si trova la caputa in Svizzera. Faccio lievitare l'impasto all'80%. Ore quando faccio la stesura. Il mio impasto si strappa. Devi diminuire il lievito. Per questo. Gigio spiega pure se l'impasto può essere usato la pizza in teglia. Ragazzi, io direi di sì. Diciamo che per la pizza in teglia andrebbe aggiunto più olio. Fondamentalmente siamo più o meno sui 30 grammi di olio per litro. Quindi e l'olio va aggiunto alla fine però per l'impasto in teglia. Ok? Infatti questa è una prova che volevo fare, l'impasto in teglia. Un impasto al 70% con 20 grammi di olio. Stavo calcolando più o meno le dosi per una teglia da 36x36. Dunque, guardate, ok, deve essere così la consistenza. È andato via il sole, perfetto. Ok, allora adesso aggiungo il sale. Ok, perfetto. E mentre aggiungo il sale si fanno delle bollicine, non so se le notate. Si fanno queste bolle e l'impasto diventa un pochino più duro, ok? Allora, vediamo un po', complimenti. Ho messo mezzo grammo di lievito di birra, ho due origine panetti, sono sempre stati, e dipende dalla temperatura dell'ambiente. Caputo, ricca impasto, H24-69%. Come devo fare l'impasto? A che temperatura devo conservarlo per avere sempre pronto come in pizzeria? Dovresti averlo a massa in frigorifero, cioè dovresti lasciarlo in frigorifero e tirarlo fuori, fare i panetti, lasciarlo, che ne so, 3 ore fuori e tenerlo pronto. Però comunque, dopo un po', quell'impasto a un certo punto perde la sua struttura e quindi poi si strapperà dopo, che ne so, 3-4 giorni. E poi comunque non credo, magari se c'è un pizzaiolo in ascolto, non credo che in pizzeria conservino gli impasti per più di 3-4 giorni in frigorifero, non credo. Anche perché sono di più complessa gestione rispetto a quelli magari di 1-2 giorni. Insomma. Ok, allora, ci siamo quasi, mancano un paio di minuti. Vi leggo ancora qualche domanda. Secondo me potresti fare anche un video pizza in teglia? No, quella sta nel fornetto a gas, no? È un po' più complicato, perché nel forno a gas, date le temperature, bisogna usare delle teglie apposite, non si possono usare quelle che vanno nel forno normale. È pericoloso, insomma, perché con quel forno a legna o quella a gas raggiunge più di 500 gradi. Comunque sì, sto per fare... No, non sono pizzaiolo, Crash. Sono un pizzaiolo certificato, studiato per un bel po' di tempo presso una scuola a Milano, però non ho mai lavorato in pizzeria, faccio tutt'altro nella vita. E vi dicevo, farò anche quella in teglia. Okay. Ecco un altro scritto, mi sono perso. Ma anche in Italia per prendere un termoregolatore costante... La biga, se tu lavori con la biga magari potrebbe essere una buona idea. Buona la puzza, sei bravissimo, grazie Omar. Ah, ecco, ti sei corretto Sergio, la pizza buona, buonissima. Ok, allora, avete sentito suonare, a questo punto è arrivata l'ora di aggiungere il resto della farina. Io sto morendo dal caldo, 24 gradi e non sentirli. Allora, l'aggiungo a pioggia, pure in pala.
Ecco qua. Adesso lo aggiungo in questo modo per un motivo semplice, per farlo assorbire. Allora, apro un po' la finestra perché sto morendo dal caldo. Ok. Allora, la forchetta, ricordate? Ok? E incomincio a schiacciare. Vediamo se riuscite a vedere. Schiaccio, schiaccio. Trasmetto da Dublino, Irlanda. Metto giù, la faccio affondare in questo modo e la raccolgo qui dai lati. Faccio così che in questo modo la faccio assorbire dall'acqua e quindi abbasso l'idratazione, che adesso sarà del 130%. Congelare l'impasto è fattibile, certo, però bisogna farlo prima lievitare e poi dopo la lievitazione si può congelare, che a quel punto, quando poi lo scongelerai, è già pronto. Dopo 3 ore arriva a temperatura ambiente, è già pronto per essere utilizzato. Tra altre cose potete anche congelare le pizze direttamente, potete farlo e riscaldarle poi nella padella oppure riscaldarle in forno e vengono buonissime, insomma, anziché comprare quelle del supermercato. Allora, vedete, ho aggiunto altra farina, non so se si nota qui dal contenitore, io mi avvicino così potete vedere meglio, e sto facendo affondare la farina che ho aggiunto. Ok, bisogna congelare la fame. Oggi non ho proprio fame, questa influenza unico, l'influenza giugno. Infatti è per questo che sto facendo la diretta, che non so se riuscirò a fare il video questa settimana, vediamo. Ok, anche se ho già girato un video sulla pizza dolce, lo stavo cominciando a montare. Trovate la fotografia della pizza su Instagram, è la, diciamo, è una pizza torta, è una pizza farcita con crema pasticcera e guarnita con frutti di bosco e servita fredda. Polselli è bella forte, polselli penso 24 ore sono poche. Sempre per quanto riguarda la puntata in frigo è fondamentale far partire la lievitazione prima della puntata, certo, bisogna lasciare sempre l'impasto fuori un po' di tempo, in modo tale che a temperatura ambiente possa partire la lievitazione, i processi, diciamo, alla base della lievitazione, quindi poi a quel punto lì si potrà metterla in frigorifero. Non bisogna metterla direttamente in frigorifero, anche se c'è comunque da dire che durante la lavorazione, come quella che sto facendo adesso, in realtà i lieviti stanno già funzionando, perché al momento in cui io sciolgo il lievito nell'acqua e mescolo poi con la farina e tutto il resto, il lievito incomincia a lavorare, per cui se voi la lavorazione caso impiegate un'ora, in realtà avete già fatto quella parte fondamentale, no? Allora, aggiungo ancora la farina, faccio il giro, rispetto al video provo ad aggiungerla tutta e poi me ne lascio un po' più sopra, non tantissima, perché come se vi ricordate andiamo poi ad aumentare, cioè diminuire l'idratazione se poi ne aggiungiamo dell'altra. Però su un 80%, diciamo, è abbastanza tollerabile. Mi servirà per bagnarmi le mani di farina e mi servirà per bagnare poi la spatola. Ok, allora siamo a 29 minuti di diretta. Filippo chiede: sempre per quanto riguarda la puntata in frigo, ho già risposto. Ciao, saluti dall'Argentina. Tati, come estás? Hola amigo, amiga. No ses. Alla fine l'impasto deve essere un po' bagnato.
Cosa intendi per bagnato? Completamente secco? No, secco no, secco è brutto, secco è bruttissimo. Se fai seccare l'impasto è una cosa che non va, non va bene. Ok, allora proviamo, va, proviamo sta follia, una diretta con l'80%. Sinceramente la pizza all'80% mi è piaciuta così tanto che ho detto, beh, mi sa che bisogna rifarla. Anche se come video, devo dire la verità, non ha riscosso lo stesso successo del video, quello con il 70% di idratazione o quello, un altro successivo. Comunque, voi che ne pensate delle pizze dolci, ragazzi? Datemi, e ragazze ovviamente, datemi un'idea. Perché ho girato questo video in cui realizzo la crema pasticcera e faccio sta pizza particolare come dessert. Ho provato a fare quell'idratazione 60, era già morbida. L'80% è una nuvola, ragazzi. L'80% è una roba che quando l'ho fatta non potevo credere ai miei occhi. È ovvio che poi utilizzando adesso il frigorifero, ecco, sarà un pochettino diversa. Diciamo che probabilmente sarà meno morbida. Ma vediamo, vediamo. Poi farò le fotografie e le metterò su Instagram. Allora, vedete, sto usando, spostiamo questa farina qua. Allora, mi bagno le mani. In questo caso sì, ho provato, rispetto a quella dell'altra volta del video che trovate nel canale, ho fatto la stessa ricetta ma con più lievito, perché in realtà andrò a farla maturare in frigorifero. Allora, ricordate il forchettone? Probabilmente caricherò un video dove vedrete il forchettone che mi serve a mescolare in maniera veloce senza fare attaccare la pizza sulle mani, che vedete la massa com'è molle, se riuscite a notare. Devo spostare il cellulare, vediamo un po' se riesco ad abbassarlo un po'. Allora, grazie Gio. Ok, dovreste vederlo. Ok, allora, dicevamo, proviamo. Vedete che faccio? La prendo da sotto, la giro, la volto ed è un po' grezza, ma va benissimo così. Vedete? Questa è ancora la farina sua. Non so se avete dei forchettoni così. Sì, sono di Napoli. Di Napoli, ma vivo a Dublino. È normale ogni volta vedo i tuoi video, mi viene voglia di fare subito la pizza, senza aspettare 24 ore. Credo sia normale. Sì, Gigio, dovrei fare un video sulla cottura di questo impasto, che è una cottura più lunga. No, no, la cottura è la stessa, anzi, ormai io sono sui 60 secondi, per cui mi sono standardizzato, non di più. Ok, allora, bagniamo. Che il problema di quando fate impasti così idratati è che le mani si sporcano. Non è che sia un problema sporcare le mani, il problema è che quando voi andate a toccare l'impasto con le mani sporche di impasto, si attacca ancora di più. Quindi meno lo toccate, meglio è. Stessa cosa per quanto riguarda la spatola. Vedete, la sto asciugando in modo tale che si possa raccogliere bene l'impasto. Lo vedete, adesso è ancora grezzo, non fa niente, non fa niente. Qualcuno mi ha scritto, ma me lo sono perso perché questa applicazione di Google, cioè di YouTube, è una schifezza. Vivo a Dublino per lavoro. Sì, vivo a Dublino per lavoro. Vivo a Dublino, insomma, lavoro a Dublino, però sì, mi sono trasferito per lavoro, ecco. Però, diciamo, è una bella città in cui vivere. Il lavoro è stato un ottimo motivo per spostarci e con la famiglia, insomma. Ok, allora, la velocità, ricordate, è tutto. La velocità è tutto. E per chi conosce Gio,
Benson, il chitarrista romano, la velocità e tutto. Non so se seguite, lo conoscete. Ok, ricordate qui la storia del forchettone. Allora, però gli scienziati della pizza sentenziano in maniera assoluta che la napoletana alta idratazione non può indisponibilmente essere cotta in 60 secondi. Ma guarda, io li sto invitando questi scienziati a casa mia. Ce ne sono un paio in particolare che ho provato ad invitare, anche relativamente alla questione del lievito madre e tutte le altre robe. Le cose vanno provate, perché è facile sentenziare così, soltanto per sentito dire, ma io sto spendendo gran parte della mia vita, lo voglio dire guardando la telecamera, è dal 2005 che faccio esperimenti di pizza. Adesso siamo nel 2019, quindi sono 14 anni. I primi anni sono stati terribili, delle schifezze immonde, perché anche l'informazione su YouTube, su internet, era abbastanza scarna, quindi era difficile imparare, se non conoscendo dei pizzaioli. Poi ho imparato, eccetera, eccetera, ho fatto la scuola, quindi ho frequentato una scuola dove sono diventato pizzaiolo. Però ciò non toglie che, sì, esistono delle regole, ma il bello delle regole è quello di riuscire a hackerarle, sostanzialmente, per tirare fuori dei prodotti diversi, che siano sì pizza, ma che abbiano magari che abbiano un sapore diverso o che si comportino in maniera diversa. Quindi va benissimo, dicono così, è verissimo, ma io la cuocio in 60 secondi ed è perfetta. Non si brucia, non è bruciata fuori, dentro è cotta perfettamente e si scioglie una bellezza. Si può fare, non è che non si può fare, che poi vogliamo discutere, però magari una pizza cotta in 60 secondi non è salutare perché magari si digerisce male. Questo chiaramente varia da persona a persona. Purtroppo qui in famiglia abbiamo problemi di stomaco e la pizza all'80% non ci ha dato problemi rispetto ad altre pizze dove magari avevo messo un po' di farina forte in più, idratazione più bassa, invece avevano dato più problemi. Quindi insomma, io faccio la cavia e funziona. Vorrei invitare queste persone qua giusto per discutere di questi aspetti tecnici, ma veramente, perché una cosa è dirlo in maniera teorica e una cosa è farla in maniera pratica, cambia tutto. Allora, lasciamo riposare adesso l'impasto all'aria aperta, non lo copriamo perché è talmente idratato che non c'è bisogno del panno umido, anzi andremo ad aggiungere ulteriore idratazione. Nel frattempo leggo un po' le vostre domande. Allora, sì, bella Dublino, ci sono stato, dice Joe, ci sono stato un anno fa, mi chiedo cosa ci fa un pizzaiolo così bravo come te, una città dove la pizza non viene calcolata. Se fossi rimasto a Napoli sarei venuto da te, ma io non lavoro come pizzaiolo, faccio tutt'altro, lavoro nell'ambito dell'IT, non sono un pizzaiolo, cioè non è la mia professione, ecco. Che lavoro fai, se è lecito? Il lavoro è lecito, non ho a che fare con droghe o alcol, no, sono manager di una multinazionale, sono un designer, ma gestisco dei team di designer, ottimo divulgatore, grazie. Filippo dice, più che dicono che non si cuoce, dicono che non si asciuga bene, risultano gommose. Non lo so, guardate, c'è il video, quella della pizza dell'80% di idratazione sul canale, quella l'ho cotta in una sessantina di secondi, 70 al massimo. Dite voi se quella vi sembra gommosa, oppure io sinceramente una pizza così proprio scioglievole non l'avevo mai provata, diciamo le pizze mie, pizze che ho fatto, ma pizze così a Napoli sì, le ho mangiate. Ce n'è una in particolare della quale sono innamorato, è la pizza di Porzio a Soccavo, che era molto simile a Porzio, secondo me, mia idea, signor Porzio, non so se sia giusto, che forse utilizza lo strutto. Allora, scusate, che farina stai usando? Sto usando le farine irlandesi, ho usato, vabbè, un po' di farina Caputo, ho usato questa qui che si chiama Odlums, che la vendono qui in Irlanda, perché io trasmetto dall'Irlanda, ho usato anche un po' una Tesco, ma giusto per fare il mio solito mix 70-30.
Vediamo un po' chi domanda. Scusa, detto, fa l'ho detto. Sergio, Gio, grazie a te, fare la pizza in casa è diventata una festa. Grazie del tuo tempo. Oh, grazie a voi. Peppe, hai visto il servizio di reporter su Caffè di Napoli? Sarei curioso della tua opinione. No, non l'ho visto, Peppe. Guardo pochissima televisione, zero televisione italiana. Mi sto disintossicando. Ormai guardo solo Netflix. Però magari scrivimi che, in breve che cosa dicevano nel servizio, sarei curioso di saperlo. Francesco, ma chi sono questi scienziati? Potete fare qualche nome e soprattutto mettere link di articoli o test? Con tutto il rispetto, queste affermazioni senza le fonti non valgono molto. Ma che olio è? È un olio di semi di soia. Per farla più croccante ci devo mettere meno acqua. Sì, devi abbassare l'idratazione, Kalash Box. Magari fare al 50%, 55% e farla cuocere di più. E ti faccio vedere che viene croccante. Insomma, viene tipo New York style. Ciao Gigio, ho fatto ieri sera il tuo impasto a 67 di idratazione, i miei panetti hanno lievitato un sacco. Si vede che ha messo molto lievito oppure faceva più caldo del dovuto. Il lievito va sempre calcolato in base alla temperatura, infatti lo dico sempre nei miei video, dico a questa temperatura ci vuole questa quantità di lievito. Ma in generale avevo fatto un calcolo più o meno, per ogni grado in più diciamo, temperatura della stanza, più o meno dovete andare a togliere 0,3 grammi di lievito. Quindi, rispetto a quello che dicevo, 22 gradi nella stanza, scusate, sto pensando in inglese, nel video del 67%, dicevo una certa quantità di lievito per quella temperatura esterna. Mo, se la temperatura in realtà è più alta, quella vostra, dovete andare a togliere 0,3 grammi di lievito per ogni grado in più rispetto a quello che vi ho detto, o viceversa. Se invece fa più freddo, dovete andare ad aggiungere 0,3. È più o meno un calcolo di massima per sapere quanto andare ad aggiungere o togliere. Spero sia chiaro. Una domanda, in frigo il panetto euro molto, era molto bagnato. La scatola c'ha molta acqua. Cosa è successo? Se succede in frigorifero che faccia la condensa. Peppe, condivido l'articolo video. Ciao Gigi, aspettiamo il video della cottura con la pistola termica. La devo comprare, anche se pure là ovviamente uscirà fuori gente che mi ammazzerà. Ma la pistola termica fa male. Non lo so se faccia male o meno, però voglio dire, alla fine della fiera quello che ho fatto era un esperimento. Anche la cottura col cannello, era un esperimento perché avevo visto questa cottura tanti anni fa fatta da un tizio che però usava un cannello proprio di quelli grandi, quelli da muratore, e in effetti la cuoceva proprio benissimo. E addirittura ho scoperto, segnalato da un amico, Domenico, che c'è una pizzeria a Milano, quando vivevo a Milano, che ho vissuto tanti anni a Milano, si chiama Pizza Doc con la K, D-O-K. O ok, non lo so. Comunque, pare che loro utilizzino il cannello, quindi cuociono su una pietra lavica riscaldata sotto e sopra fanno col cannello. Io l'ho comprata qualche volta ad asporto e per essere una pizza d'asporto a Milano non era affatto male. Quindi, complimenti, insomma, non me ne ero accorto, quindi significa che alla fine fatto bene funziona benissimo. Allora, ragazzi, visivamente, non so se notate, si vede che si sta seccando, quindi è arrivata l'ora di fargli fare un altro giretto. Ok, allora passo sempre la mia spatola che vado a infarinare con le mie mani. Vedete, non è che ho aggiunto tantissima farina, giusto quella per asciugarmi le mani e quella per asciugare la spatola. Peppe, Napoli, gli esperti di caffè Gambrinus, a valutazione del 5 per scarso stoccaggio del caffè in torrefazione. Ragazzi, qui sono dei miti. Uno, il proprio lavoro deve fare bene. Non lo so, non sono un esperto di caffè, lo bevo soltanto. Però, per esempio, mi rendo conto che il caffè che piace a noi napoletani non è che piaccia a tutti ed è un caffè tendenzialmente molto bruciato, come cioè molto forte. Però qui rischierei di dire sciocchezze, ragazzi, perché non è assolutamente il mio ambito. Però adesso che vivo all'estero,
e che provo altri caffè, non il caffè americano, quello neanche morto. Però mi rendo conto che ci sono altre tipologie, esistono altre tipologie di caffè, quello etiope, quello però non mescolato con il brasiliano che piace a noi, proprio puro, ed è diverso ed è altrettanto buono, è buono in maniera diversa, però magari per chi è abituato solo al caffè napoletano, magari può sembrare un'emerita schifezza. Allora, vedete che come sto facendo? Sto usando la spatola per far sì che tocchi il meno possibile. Allora, nel frattempo mi leggo ancora. Che gas usano per cannella alimentare? Praticamente rancido. Allora, il gas che viene utilizzato, io credo che sia perfettamente compatibile con gli alimenti, perché il cannello, quello che ho utilizzato nel video, è un cannello ad uso alimentare, è uno di quei cannelli che si utilizzano in pasticceria, che si utilizzano per finalizzare i dolci, per esempio la crema pasticcera, la volete cuocere a volo oppure caramellizzare le cose. Quindi il punto è che nel momento in cui il gas esce e va in combustione, non credo che mangiamo il gas, altrimenti significa che la pasticceria ha fallito utilizzando il cannello, significa che ci avveleniamo. Lo stesso motivo per il quale se io cuocio una pizza nell'ardore o nel rock box o qualunque altro forno a gas, non è che mi sto mangiando il gas. È ovvio che in quel caso lì, diciamo che il gas deve bruciare in un certo modo, altrimenti si fanno dei residui. Però il cannello io lo uso all'aperto, quindi non all'interno di una stanza chiusa, all'interno di una scatolotta, uno scatolotto. Quindi secondo me, ecco, poi ovviamente ci sono persone con una conoscenza diretta che possono dare una risposta, ecco. Diciamo che immagino che sia così, altrimenti significa che il cannello in sé è un prodotto sbagliato, ecco, non andrebbe usato neanche in pasticceria. Quindi, ok, mi bagno le mani come al solito e me le pulisco perché altrimenti sti pezzetti che rimangono attaccati sono un guaio. Ok, ci sta chi lo fa oleandosi le mani e invece lo faccio. Ok, ancora. La pistola termica funziona come un phon, sì, non ci sono gas, non c'è nulla. E è solo calore in quel caso lì. Però c'era una persona che ha commentato il mio video del cannello. Credo che sia una persona, diciamo, una certa conoscenza del campo, perché parlava proprio di cosa succede a determinate temperature, e quindi lui sosteneva che in effetti quel tipo di cottura non fosse salutare perché non avveniva la reazione quella di Maillard, penso che sia, cioè quella che rende i cibi bruni, ma arrivava direttamente a bruciare, e questo è il motivo per cui ci sono le macchioline, insomma il morbillo, quello che definisco come morbillo. Ed in effetti il cornicione non era scuro perché c'erano tanti puntini scuri, ma non perché fosse marrone per la cottura. E lui sostiene che questo dipende dal fatto che la temperatura della fiamma superi i 1000 gradi quando esce da lì, e questo va a creare questo tipo di reazione, quindi potrebbe essere potenzialmente problematico. Allora ragazzi, ecco a voi l'impasto all'80%, fase 1, non ci posso credere, senza neanche troppa fatica, vedete? Allora adesso lo copro con un panno proprio umido, leggero leggero, giusto, giusto per, ci sono, non mi vedete ma esisto. Lo sto strizzando, ecco qua.
proviamo a strizzarlo, già strizzato, proviamo a conservarlo per bene, ok, e lo facciamo riposare un po'. Allora, rispetto agli altri video, insomma, non andrò a fare i panetti, lo andrò a conservare in frigorifero direttamente, così diciamo come massa, e poi domani, 5 ore prima di servire le pizze, farò i panetti e vediamo che cosa succederà. Allora, nel frattempo sarò lieto di rispondere alle vostre domande. Allora, mi pulisco le mani qui. Ecco, allora la pistola termica funziona come il phon, anche elettrica. Se l'aria non tira via nulla d'interno, se la pistola non credo si possa far male, credo. Proverò, ragazzi, tanto non costano tanto, ne comprerò una e proverò a fare un video. Il tiemmista, vivo a Dublino, in Irlanda. Sergio, Gigio, sei tifoso del Napoli? No, perché cambio canale. Certo che sono tifoso del Napoli. Peppe, tranquillo, Sergio. Rosario, aspetta una tua risposta alla dimensione della criptografia. Ah, ok, scusami, avrò saltato la tua domanda. E non lo so quant'è, dovrebbe essere 30, 32? È molto grande. Ma in realtà, alla fine la dimensione conta relativamente, conta nella misura in cui tu magari vuoi fare un impasto molto grande, molto pesante, scusami, tipo 300 grammi, e quindi ti serve una grande dimensione. In realtà, questo è importante anche per una questione di sicurezza, fatemi mettere questo, facciamo 10 minuti, per una questione di sicurezza consiglio di fare attenzione, cioè non esagerare con le grammature del metodo combo, perché lasciando poi l'impasto vicinissimo al grill, quando è in cottura, più la grammatura è maggiore e più il cornicione rischia poi di toccare il grill, e toccando il grill in cottura ovviamente si incendia, quindi diciamo che non è che sia proprio sicuro al 100%. A me è capitato qualche volta questo, perciò ve lo dico, mi è capitato e quindi ho dovuto fare attenzione ed evitare che si bruciasse tutto. Allora, ciao Petinod, Antonio, diametro 35, ciò l'uguale, presa 20 euro, esatto, infatti ricordavo 32, 36, una roba, so che c'è una grande differenza, però non l'ho presa guardando onestamente la dimensione, ho visto lo spessore. Non so se l'hai già detto, in caso me lo sono perso, a che temperatura la cuocerai? E beh, questa, Filippo, la cuocerò a, penso, 500 gradi, la temperatura del forno ardore. Grande Gigio, dovrebbe essere il propano cercato ora. Eh sì, il propano comunque viene utilizzato anche per i forni, insomma, i forni per le pizze. Perché vivi a Dublino? Perché vivo a Dublino, che lavoro a Dublino, ho la mia vita a Dublino, mi sono trasferito dal 2015, e vivo qua, insomma, ho salutato l'Italia, e succede, non credo di tornarci più. Antonio, dov'è comprata, che marca è? Ok, stanno chiedendo ad Antonio, link dell'attrezzatura e farine, please, lavori anche Angel nell'IT. Allora, che tipo di attrezzature intendi dire? Forno, spatola? Posso fare tipo una... I link li posso mettere tipo nei video sempre, con le varie... con l'attrezzatura. Mi hai dato un'ottima idea, grazie. Ok, Enrico. Ciao Gigi, devi assolutamente provare a sostituire il 10% dell'acqua del latte intero in uno dei tuoi esperimenti. Io sono veramente rimasto sorpreso dalla differenza, sia gusto che consistenza. Allora adesso vi svelo un segreto, e c'è questa pizza su Instagram, se non erro, l'avevo fatta col metodo combo. Praticamente, quando ho provato a fare la mozzarella fatta in casa, quindi utilizzando il latte, quello che trovo qua, che poi, diciamo, è venuta, però in realtà andava usato il latte crudo per farla venire proprio bene, ma questa è un'altra storia. Quando voi fate la mozzarella, in pratica utilizzate ovviamente il caglio, eccetera, eccetera, fate cagliare il latte in bollitura
e poi recuperate la parte superiore, che è quella che poi si utilizza per fare, che si fa filare fondamentalmente, quindi si separa il grasso dal siero. E ho fatto una follia, ho provato ad utilizzare, però non mi ho fatto un video perché non so se sia una cosa che ha senso, soprattutto che faccia bene, però ho provato una volta a utilizzare il siero. Quindi dalla cottura per fare la mozzarella, il siero, e l'ho mescolato a posto dell'acqua sostanzialmente. Quindi ho fatto la pizza con il siero ed in effetti è venuta una roba pazzesca, una pizza morbidissima, perché ovviamente viene da un grasso animale. Anche il sapore è particolare, il colore. Sono rimasto davvero scioccato. Però adesso se comincio a fare le pizze con il latte, quella succede. Le cosiddette tarantelle mi accusano di crimini contro l'umanità se faccio una roba del genere. Però ecco, dovrei fare una serie tipo esperimenti, così almeno le persone si calmano e le aspettative sono belle, quelle giuste, quindi va bene, esperimento, può fare quello che vuole. E nonostante ciò, col video quello del cannello, comunque. C'è addirittura chi mi ha invitato ad andare in manicomio, robe di sto genere, non so perché, solo perché ho fatto una cottura così, insomma, un esperimento. Allora, Rosario dice: oggi ho comprato una pietra lavica e una Pizzenstein, il propano è indicatissimo per l'uso alimentare. Grazie Rosario, vedi, volevo dirti, aspetta. Con te volevo dirti che tutti tu ne sai, la prossima volta usare un latticello dopo aver tirato fuori la ricotta. Infatti, esatto, quello è praticamente quando tiri fuori lo cuoci e poi tiri fuori la ricotta, la parte che galleggia, praticamente quello che rimane l'ho usato per fare l'impasto. E facendo questi esperimenti vengono fuori robe strane ma interessanti. Nel mio caso, sì, ho sostituito completamente l'acqua con il latte, cioè con latte, con questo derivato. Allora, vediamo che cosa è successo nel frattempo. Ok, allora, dai. Si è ovviamente rilassato un pochino, ok? Allora, evito di utilizzare questa farina che ho già usato prima, perché i pezzetti che mi si sono staccati dalle mani si sono induriti e quindi andrebbero a sporcare la pizza qui, ok? C'è la pizza di impasto. Asciugo la spatola, la pulisco dai residui di prima, ok? Vedete? Mani belle infarinate, ok? Velocità, ricordate, la velocità è tutto, ok? Vedete? Coprite, coprite, tirate e coprite. Direi che anche questo 80% se lo siamo levati dalle è fatto. Ovviamente quando lavorate su un impasto così idratato non vi consiglio di tirarlo troppo, perché essendo più idratato del solito tende a strapparsi di più, quindi è molto più delicato, ve ne accorgete, vedete qua, ha meno resistenza. Ok? E anche dal punto di vista visivo, ovviamente è un po' diverso rispetto al solito. Allora, adesso questo lo prendo, lo faccio riposare un altro pochino. Ok. E questo straccio umido che ho messo adesso va, insomma, a bilanciare quel po' di farina che ho utilizzato per maneggiare l'impasto. Vediamo un po' di domande. L'acqua frizzante, ho letto di persone che usano l'acqua frizzante. L'acqua frizzante la uso per fare la pastella. Non so onestamente cosa vado ad aggiungere. Aggiungere sicuramente anidride carbonica, che è comunque un prodotto della digestione dei lieviti. Quindi magari aggiungere più anidride carbonica, e in teoria forse
serve a far crescere meglio, o magari è lo stesso tipo di principio per il quale si utilizza anche il bicarbonato, non lo so, onestamente qua si va su concetti di chimica che non ho ancora approfondito, quindi eviterei di dire sciocchezze. L'acqua che utilizzi del rubinetto, sì, l'ho utilizzata proprio a temperatura, non quella proprio la fredda. Rispondo a Nico. Allora, Gigi, perché non fai un video di soli errori comuni? Avevo fatto un video in cui raccoglievo i 12 errori più comuni, cercando tra i video in giro su YouTube. Domani finisci questo video per vedere com'è venuta. Che dovrei fare? Un'altra diretta. Si sente un po' basso. Sto usando il cellulare, ragazzi. Molto interessante, grazie della delucidazione. Figurati, Nico. Ciao Francesco. Il telefono, sì, purtroppo il telefono è. C'ho questo telefono vecchio, un vecchio OnePlus, che purtroppo, diciamo, sta dando l'anima a Dio. Non è un granché, è un OnePlus 2. Sì, è il 2, quindi è piuttosto vecchio. E anche infatti quando poi faccio i video con la telecamera frontale vengono a 720 ed è un peccato perché poi quando li riutilizzo per il canale non sono in Full HD. Invece i video che faccio nel canale sono in Full HD a 60 frame al secondo. Questo è il timer. Ah no, 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 è la. È questo. Diretta di Gigio di domenica. Qual è il vantaggio di portare la redazione a alte percentuali per ogni pizza? Quanti grammi di farina servono e qual è il diametro standard della pizza napoletana? Questa è un'interrogazione. Allora, il vantaggio dell'alta idratazione è quello di avere una pizza più sicuramente più morbida, più soffice, senza necessariamente utilizzare una grande percentuale di grassi, soprattutto grassi animali, che sono quelli che rendono la pizza più morbida, anche se io comunque continuo a usare il mio olio di semi di soia, è un vezzo che mi piace tenere. Per quanto riguarda il diametro, anche lì dipende perché ci sta la vecchia scuola che la fa in un modo e magari la fa molto grande, ad esempio Michele, e fa la pizza che esce fuori dal piatto, tanto, da un piatto da pizzeria. C'è invece chi fa le pizze più piccole, col cornicione più alto, e quella è la nuova scuola. E poi ci sta via di mezzo che è quella della VPN, Associazione Verace Pizza Napoletana, dove invece la pizza ha un diametro normale, penso che sia tra i 30, 34, 38, una roba del genere, però vi sto per dire sciocchezze, non me lo ricordo a memoria. La grammatura può arrivare fino a tipo 260-280 grammi, però per esempio Michele lo fa a 300 grammi perché è una pizza molto grande. Poi dipende sempre da come la cuocete, eccetera, eccetera. Ovviamente maggiore la grammatura e maggiore sarà il tempo di cottura, perché bisogna cuocere più pasta. Perché olio di semi di soia? Guarda, a me sembra, ecco, dopo tanti esperimenti, che utilizzando l'olio di semi di soia, mi sembra di ottenere l'effetto opposto rispetto all'olio d'oliva che utilizzavo prima, che rendeva la pizza leggermente fragrante il cornicione. Invece questo qua rende la pizza più morbida. Ma parliamo davvero di percentuali minime, perché alla fine utilizzo 14 grammi per litro d'acqua, quindi praticamente il nulla. Quindi magari è soltanto una mia impressione. Però se lo trovate vi invito a provarlo e fatemi sapere cosa ne pensate. Il frigo credo che si rattrappisca, poi caccia più latte. Stai parlando forse la mozzarella. Sì, ma guardate, se ho fatto la mozzarella, io la taglio mezz'ora prima alla fine. E vabbè, che utilizzo una mozzarella che c'è qui, per cui non è che sia una mozzarella chissà di che qualità. È come le mozzarelle che trovate al discount in Italia, o le mozzarelle quelle che ne so, Coop, S lunga, quindi la fine della fiera. Allora, guardate com'è, facciamo la solita storia dei buchi, ok, copriamo, stanno facendo delle bolle, guardate, che carini, copro, premo così. Quando poi copro, catturo l'ossigeno. Ci siamo quasi.
daggio. Ecco qua. Ok ragazzi, secondo me posso anche già metterlo in frigorifero. Vedete, i passaggi sono stati più veloci rispetto a quando faccio la pizza, faccio l'impasto a idratazioni più basse. Lì non c'è bisogno, ecco, di farla ammorbidire qua, voglio dire, già così. Vedete, alla fine riuscita, secondo me buona. Non so se riuscite a notare. Vito Maria, sto facendo un 80% di idratazione. 80%. Sono abbastanza contento, alla fine con 80%, secondo me è venuto pure meglio dell'impasto che ho fatto nel mio video, che trovate sul canale. Ok, allora prendo questo adesso e lo metto qui dentro. Gli faccio fare la nanna e lo metto in frigorifero. Ok, faccio uscire l'ossigeno, anche se vuoi dire relativo, perché comunque stando in frigo si, insomma, si comporta in maniera diversa. Allora, ci siete ragazzi? Allora, io adesso vorrei fare, Elisabetta, sei arrivata tardi, però attenzione, siete arrivati in ritardo, e no, per una napoletana, però adesso vorrei realizzare un impasto per teglia, ok? Non credo di avere contenitori a sufficienza per fare la teglia e metterla in frigorifero, ma non fa niente, proviamo a vedere come fare. Ho già la ricetta. Allora, io chiuderei questa diretta qui, che è passata già un'ora, giusto per non mescolare troppe cose, e quindi ne rifaccio un'altra tra 5 minuti, il tempo di sistemare il tavolo, di pulirlo, e facciamo un'altra diretta invece per un impasto per la teglia. Va benissimo? Ok. Perché non litigate, la conferenza è padrona ma la crianza, non litigate. Ok ragazzi, allora ci vediamo tra 5 minuti con un altro impasto, va bene, con un altro video. Perfetto, ci vediamo dopo allora. Ciao ciao.